Allora, iniziamo, dottor Macari. Un importante congresso, la malattia di Crohn, ancora una volta fermo, che conferma prima di tutto la sua eccellenza medica, ma anche appunto un importante punto di riferimento per quanto riguarda l'approfondimento medico. Sì, in particolare per questo tipologia di malattie. Sono delle malattie infiammatorie croniche che colpiscono essenzialmente i giovani e diciamo che qui ci stiamo dedicando una particolare attenzione. Non a caso in ottobre dell'anno scorso abbiamo così presentato ed inaugurato quella che si chiama l'IBD Unit, cioè è una struttura funzionale dove, diretta un po' dalla gastroenterologia, ma dove si mettono insieme una serie di specialisti che collaborano e che sono necessari nella gestione di queste patologie. E il vantaggio qual è? È una struttura organizzativa che è quella più recente, che è la più attuale, e ha il vantaggio che il paziente viene preso in carico nella sua globalità. Faccio un esempio: il paziente che necessita di una visita specialistica al di fuori della gastroenterologia, di quella gastroenterologica, non va al CUP, e sappiamo il problema della lista d'attesa, a prendere appuntamento. Ma per completare la diagnosi e la gestione di questi pazienti noi abbiamo dei percorsi dedicati, per cui siamo noi stessi a procurare nel giro di pochissimo tempo la visita specialistica con il reumatologo, con il dietologo, con il chirurgo, con tutte quelle competenze e quegli specialisti che sono necessari per la gestione. È una struttura trasversale importante che richiede impegno, che però sicuramente ha i suoi frutti, e non a caso, ecco, cito un dato: tutto questo, oltre a semplificare la vita a questi pazienti che per esempio hanno un accesso libero, l'ambulatorio di gastroenterologia per questo tipo di malattia è chiamato dedicato, non è necessario prendere l'appuntamento, ma è libero e possono venire. Ma hanno una mail dedicata, hanno un numero di telefono dedicato, e questo ci ha consentito di ridurre, a vantaggio del paziente e a vantaggio anche della società e dell'azienda, il numero di ricoveri per questo tipo di patologie dal 39% al 19%, e quindi una gestione ambulatoriale, una gestione integrata con specialisti, che comporta appunto dei vantaggi indubbi sia per il paziente che per loro. Grazie. Dottor Livini, quindi la Revassa 4 ancora una volta si conferma un'eccellenza per questo territorio, e non solo, perché ormai anche da fuori regione ci vedono come riferimento nell'ambito gastroenterologico. Ma sì, sicuramente. La gastroenterologia è un segmento notevolmente importante per noi, è un servizio su cui abbiamo investito e pensiamo di continuare a investire. All'interno di questo servizio spicca un'eccellenza che è l'attività che loro garantiscono per quanto riguarda il tema delle malattie croniche infiammatorie intestinali. È talmente un'eccellenza nella eccellenza che l'area vasta, ma in accordo anche con ASOR, ha pensato di allargare i propri orizzonti cercando di mettere a sistema questo tipo di attività e di metterlo anche a disposizione per gli abitanti delle province vicine, Ascoli e Macerata. Quindi noi stiamo lavorando perché questa unità operativa possa essere di riferimento e anche di risposta ai problemi dell'area vasta 3 e dell'area vasta 5. È un percorso istituzionale, non è una vetrina, e per cui oltre a essere attraente vuole veramente dare delle risposte forti, importanti, anche per delle patologie complesse su cui la gastroenterologia riferma, il dottor Macari e la propria equipe si distinguono rispetto a quelli che sono i servizi, e perlomeno all'interno della Regione Marche è un'attività veramente di spicco. Grazie. Sindaco Calcinaro, fermo che si conferma comunque città per congressi, nonostante insomma il sisma abbia portato via determinate strutture, si va avanti e si continua a crescere. Ma il grandissimo ringraziamento in questo caso al dottor Macari, ma a tutta l'area vasta per questo supporto, perché il confrontarsi e il fare sistema poi si vede anche in questo, no? Non solo relativamente ai problemi più stretti della sanità, ma proprio al sentirsi città, sentirsi tessuto. Questo credo che sia un segno molto importante, continuare a trovare strutture alternative per portare Fermo al centro di un percorso di congressistica che avevamo iniziato prima di ballare un po' con questa scossa, con queste scosse, e quindi veramente il mio grande ringraziamento, che si aggiunge per quello che è più proprio per le eccellenze
del trattamento sanitario. Voglio anche dire che insomma da novembre poi avremo anche l'auditorium nuovo, che sarà quello di San Filippo Neri, finita la mostra su Rubens, anche lì credo un contenitore molto importante e diciamo anche importante come contorno, e quindi speriamo di poter rinforzare piano piano, ridare ulteriori possibilità a questo percorso su cui puntiamo tanto, e ringraziamo l'ASUR veramente per come in questo sta vicino alla città.